Ciao amici di Fanta Pazzaggi, vi presentiamo Giuseppe Caso, alla sinistra, anche destra del Frosinone, lui è destro di piede. Tendenzialmente Di Francesco ama giocare con le, non solo lui, ama giocare con le ali a piede invertito, quindi è facile che lo vedremo spesso a sinistra, però non escluderei neanche di vederlo a destra. È un giocatore che comunque ha giocato anche da seconda punta esterna nel Cosenza, quindi ha giocato sia con la squadra che ha fatto i playout l'anno prima, facendo anche bene 5 reti, sia nella squadra che ha vinto il campionato. Adesso giocherà in una squadra che comunque sarà presumibilmente tra le ultime o comunque a lottare per la salvezza in Serie A. Cambia il livello degli avversari, però è chiaro che molto dipenderà da come lo listeremo, e il dubbio che possa essere listato centrocampista lo abbiamo, sinceramente. Poi chiaramente il listone uscirà tra qualche giorno rispetto a quando è stato, quando stiamo registrando il video. Secondo me, comunque, al di là del ruolo, che sicuramente è importante perché da centrocampista avrebbe molto più appeal, lui deve diventare molto più concreto. Ha possibilità di esplodere in Serie A. In questo momento è un giocatore molto bello da vedere, lo vedi partire da molto dietro, perché comunque fa anche la fase difensiva, questo è positivo e sarà utile per Di Francesco. Lo vedi partire velocemente, riesce a dribblare bene, tiene la palla attaccata al corpo, quindi è molto difficile da fermare per gli avversari. Però è chiaro che la Serie B è un livello inferiore, ovviamente, rispetto alla Serie A. Quindi il dubbio è prevalentemente quello, questa è la stagione scorsa. Comunque ha segnato abbastanza, belle partite, qualche ammonizione di troppo, perché ogni tanto, dicevo, la fase difensiva, lui ci va, si muove e si sbatte, se vogliamo, in fase difensiva, però un po' quello che faceva Berardi a inizio carriera, che andava molto, parlando comunque di un giocatore che è esploso tra le mani di Di Francesco e poi è arrivato a livello che sappiamo benissimo, però è un giocatore che si sbatte in fase difensiva, però a volte lo fa eccessivamente, perché comunque non ce l'ha proprio l'attitudine, e quindi rischia di fare dei falli che poi portano a dei gialli. Quindi su quello potrebbe essere un difetto, oltre appunto alla non concretezza completa che secondo me ha e che in Serie A deve cercare, perché comunque al Frosinone l'anno scorso magari aveva 4-5 occasioni a partita, se non di più. Forse inizia che ha, rischia di averne una, e in quell'una deve fare qualcosa, un assist, un gol, una giocata chiave, e non sarà facile. Quindi da quel punto di vista, centrocampista attaccante, come lo listeremo, ma questo sicuramente è una cosa che, se lui vuole giocare costantemente in Serie A, e secondo me ci può anche giocare, però deve crescere da quel punto di vista. Quindi giocatore secondo me valido, mi piace molto, però è chiaro che non è ancora perfetto. Vediamoci qualche clip. E qui è proprio con il Cosenza. Vedete, lancio sulla fascia, lui a sinistra entra, la mette in mezzo e c'è il gol. Vedete com'è? Qui prende palla, scarta il difensore. Vedete la velocità e il piede, la palla come rimane attaccata al piede, poi anche un buco. Qui, per sottolineare la caparbietà, la velocità l'abbiamo vista. Vedete, qui si perde il pallone, lo recupera, poi continua, dribbla e prova anche un tiro, direi non male. Abbiamo messo queste poche clip perché comunque è di gol, penso che ne avete visti i suoi gol anche qui stesso su YouTube. Ne ha fatti di belli. Mi faceva piacere farvi vedere comunque questo movimento con la palla attaccata al piede, quello dell'assist ottimo che fece con il Cosenza, che abbiamo visto poco fa. È un giocatore valido, molto valido, e credo che comunque possa valere un'offerta anche da quarto slot magari. Perché appunto la concretezza è quella su cui deve lavorare se è attaccante. Se è centrocampista, direi comunque lo stesso quarto slot,
giocatore comunque da tenere lì da magari un centrocampo a 4, da mettere lui spesso, alternarlo con un quinto, mettendo, pensando normalmente in un centrocampo a 4 che normalmente si utilizza, o se giocate con un centrocampo a 3, magari la prima alternativa, poi dipenderà anche dal tipo di partite, però secondo me in realtà. Dicevo prima che deve migliorare perché magari giocando contro l'Inter, contro il Napoli, contro il Milan potrebbe avere una occasione. Però è anche vero che secondo me è un tipo di giocatore che potrebbe far bene in questo tipo di partite. Poi chiaramente durante l'anno vi daremo i consigli giornalieri, personalizzati, quindi parlarne adesso è forse eccessivo. Però secondo me è un giocatore che potrebbe saltarsi anche nelle partite contro le grandi squadre, forse ancora di più che contro le pari livello. In generale comunque secondo me è un giocatore che può far bene. E quindi fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, insomma se l'avete visto, immagino di sì, in questi un paio d'anni in Serie B e ci vediamo al prossimo video.